turistico. Non ci sono a Gagliano per questo né feste né giochi, sì che me l'ho dimenticato della sua esistenza. Me ne ricordai un giorno quando, mentre passeggiavo nella via principale oltre la piazza, vidi sbucare dal fondo e correre velocissimi in salita tre fantasmi vestiti di bianco. Venivano a grandi salti e urlavano come animali feroci, esaltandosi delle loro stesse grida. Erano le maschere contadine. La forza del riscatto, l'identità storica di Aliano passano anche per il carnevale. Il 5 marzo la sfilata con le maschere arcaiche e cornute con il gruppo di Pacchiane, Organetti, Cupa Cupa insieme ai Lucania Power e la Taranta Infuocata. Un carnevale antichissimo che è stato già descritto nel Cristo si è fermato ad Eboli nel 35, ma anche i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno tramandato a noi questa bellissima tradizione, questa maschera originale che è sicuramente la più bella e la più originale della nostra regione. Una risorsa per la Basilicata il Carnevale con tutte le sue espressioni. Sin dalla sua fondazione, la Proloquio del 1967, ha cercato sempre di valorizzare al meglio le tradizioni socioculturali di Aliano, tra questo soprattutto il carnevale. Giacaro Levi, sappiamo tutti che ne ha parlato, è rimasto sconcertato di queste maschere cornute che sono ricollegate senz'altro alla divinità greca di Opan, ma poi è ricca di questi valori che oggi si cercano di annullare con la scusa che la città contadina non esiste più. Invece la città contadina è di grande ricchezza con tutti quei valori che vanno riscoperti, recuperati, devono essere la base dei rapporti umani, sociali, anche come forza di riscatto per un futuro migliore per tutti quanti. Ed ecco allora la parola che si è cercata sempre di usare al meglio, quest'anno senz'altro ha fatto un passo in avanti in quanto con le sfilate ha cercato di far vivere anche realtà del Cristo fermato a Eboli, della città contadina attraverso le maschere cornute, le molte bambine, ragazze, adulte, donne vestite a Pacchiane, e quindi veramente ha dato qualcosa di suggestivo, anche emozionante al carnevale alienese. Già da diversi anni abbiamo un po' sconfinato, mi ricordo 5 anni fa andiamo a Venezia, siamo stati in Sardegna, a Putignano, quindi ovviamente cerchiamo insieme di essere messaggeri di una Basilicata che ha una grande voglia di riscatto attraverso la valorizzazione di tutte le sue risorse ambientali, diciamo, paesaggistiche, storiche, archeologiche, culturali, tutto ciò che il patrimonio è variegato. Sta a noi veramente cercare di valorizzare a meglio per un futuro migliore per tutti quanti, anche a livello occupazionale ovviamente. Abbiamo rivisto in questa sfilata inedita nei luoghi di ispirazione letteraria del Cristo si è fermato ad Eboli, rileggendo dei passi del Cristo si è fermato ad Eboli, così come Levi aveva descritto nel Cristo si è fermato ad Eboli nel 35. Subito dopo la sfilata, una commedia improvvisata, anch'essa descritta da Carlo Levi nel Cristo si è fermato ad Eboli, dove ci saranno dei momenti di vita quotidiani, dei momenti che sono successi in questi anni, in chiave, in dialetto alianese, e quindi è anche questa tradizione che viene portata avanti dalla Proloco, dal circolo, dal parco letterario e dall'amministrazione comunale che sostiene queste iniziative sin dalle prime ore. No, bella mia, era suo. Ma non è mai detto che la casa.
E in serata Frase, la commedia improvvisata in dialetto sul carnevale alienese, a conclusione di una giornata suddivisa in quattro quadri, non mancando di omaggiare Carlo Levi. La giornata è stata organizzata attraverso dei quadri, se così vogliamo definirli, quattro quadri fondamentalmente, in cui viene fuori tutto l'aspetto antico e arcaico di questo carnevale, che ruota attorno alle figure delle maschere cornute che hanno appunto nella storia dei tempi la loro vera, la loro vita, la loro, poi il loro vissuto. E quattro quadri partendo dalla piazza, nella quale abbiamo immaginato questo, di collocare questo totem centrale, la maschera poi realizzata dagli stessi interpreti, le stesse maschere con le loro mani, perché è tutto fatto in maniera artigianale, sia quelle che indossano sia quella grande che appunto io chiamo totem, attorno alla quale si vede un po' agire, no? Come una sorta di api che ruotano attorno all'ape regina, no? Quindi questo omaggio alla maschera per eccellenza che è la madre di tutte, dalla quale, dopo aver fatto appunto un omaggio di danza arcaica, circolare, in cerchio, oltre che liberi come bestie, perché loro rappresentano questo, ci siamo spostati verso i luoghi più rappresentativi di Aliano, perché non ci dobbiamo dimenticare che siamo nella realtà per eccellenza letteraria e culturale, luogo di Carlo Levi, sede di un parco letterario a lui intitolato, importantissimo. Quindi abbiamo voluto omaggiare Levi passando e fermandoci come secondo quadro davanti alla casa in cui il grande scrittore è stato confinato, e respirare le atmosfere del carnevale, quindi nel suo ricordo preso dal Cristo si è fermato a Eboli, vedere queste maschere imperiose dominare sulla parte alta della casa di Levi in questo quadro quasi, no, che si staccava dal quadro, dall'olio, quindi dalla tela, per poi vivere. Venivano a grandi salti e urlavano come animali inferociti, esaltandosi delle loro stesse grida. Erano le maschere contadine, erano scatenate come demoni inferociti per quel solo momento di follia, e velocissimi come erano arrivati, scomparvero. Carlo Levi. E poi spostarci, dopo questo doverosissimo omaggio, verso la Casa con gli Occhi, che è un'altra casa descritta appunto da Carlo Levi. Quando il mondo è stato innamorato della guagliona, sapete che a pulchi delle piacite, a puffettati da sfilate capacine, prodicinando a tutto quanto, e mi faccio per un modo antico, come a maschio che di sola l'auto. Da lì ci siamo spostati verso un'altra location meravigliosa, un altro luogo meraviglioso che è Palazzo Colonna, se non erro, e abbiamo visto un'altra maschera staccarsi e chiedere la mano alla sua futura, diciamo, amante, saltando su questo balcone che era anche tipico, no, dei momenti carnascialeschi del posto, per poi ritornare tutti quanti insieme nel centro della piazza, dove il totem ci ha aspettato, dove il totem appunto ha fatto da catalizzatore per chiudere il cerchio in tutti i sensi, così come avevamo iniziato. E credo che la gente abbia avuto la possibilità di immergersi in una situazione, come dire, anche folcloristica, se così vogliamo definirla, ma viverla in maniera diversa, cioè fermandosi, ascoltando, ammirando e quindi portandosi sicuramente un ricordo più visivo, più partecipativo. Alla fine voglio ritornare al concetto nei parchi letterari appunto il padrone, abbiamo vissuto una sorta di viaggio sentimentale della sfilata delle maschere cornute di Aliano. L'obiettivo era proprio questo, dare la possibilità alla gente di poter sentire, percepire e portare un ricordo davvero vissuto, no? A livello di partecipazione. E siccome il teatro era già rappresentato dalla maschera per eccellenza che rappresenta il teatro, ma in un contesto letterario come questo, alla fine l'abbinamento era doveroso e anche in un certo qual modo l'alchimia è stata naturale, no? Qua non c'è nessuno. Non vedo nessuno. Brigida!
Prima radio qua, non l'accendo proprio. Accendi, così ci facciamo una ballata. C'è musica. Le vicende ruotano sempre intorno alla figura di Carnevale e Quaremma, che sono i protagonisti di questa frase, una commedia improvvisata in dialetto alianese. Noi abbiamo abbandonato l'antico canovaccio del processo a Carnevale e abbiamo inserito dei video e delle musiche anche per far conoscere il territorio, le nostre tradizioni attraverso queste due new entry, e quindi si è svolta questa commedia sempre con altri personaggi, compari, parenti, figli. Brigida! Come andiamo? La banana! Dimmi! Quella banana! Quella banana? No, tua banana! No, io sto bene così! Ma che te l'ho messo il pannolino? Aliano, terra dei Calanchi, luogo letterario per eccellenza, luogo di confino di Carlo Levi, paesaggio lunare e unico, meta turistica per un'esperienza di sogno. Oggi il turista che viene ad Aliano può fruire a pieno sia dei luoghi di ispirazione letteraria del Cristo si è fermato a Eboli, ma soprattutto i grandi contenitori culturali, che partendo dal contenitore della chiesa di San Luigi Gonzaga, che è un contenitore di arte sacra con il museo, è il presepe di Franco Artese, il presepe lucano, uno dei primi presepi realizzati da Franco Artese, che è stato acquisito dall'amministrazione comunale, alla Pinacoteca Carlo Levi, dove ci sono 28 opere di Carlo Levi acquisite dall'amministrazione, la Casa Confino di Carlo Levi, il Museo della Civiltà Contadina, il Museo del Rischio Idrogeologico, il grande contenitore di Pul Russotto di origini alianesi, che ha voluto donare alla nostra comunità 72 opere, quindi un contenitore bellissimo in un contesto storico e in un palazzo di proprietà dell'amministrazione comunale interamente ristrutturato, ma anche altri progetti di nuovi contenitori culturali, come proprio appunto il Museo della Maschera del Carnevale Lucano e in particolare il Museo del Carnevale Alianese, che vedrà all'interno del contenitore, nei piani bassi del Palazzo Caporale, un allestimento inedito e multimediale, dove si potrà rivivere anche in luoghi, in momenti in cui non sarà carnevale, questo carnevale storico di Aliano, che dal 2018 è stato riconosciuto carnevale storico italiano dal MIBACT, alla pari con il carnevale di Ivrea, con il carnevale di Putignano, con il carnevale di Viareggio, tanto per citarne alcuni. Quest'anno abbiamo iniziato anche l'esperienza degli scambi culturali e dei gemellaggi con le altre maschere del Mediterraneo. Quest'anno abbiamo avuto ospiti il carnevale storico di Samugheo con i Mammutonez di Samugheo appunto, e quindi nei prossimi anni cercheremo di portare qui ad Aliano altri carnevali italiani a completamento di questo percorso a cui sia l'amministrazione, sia la Proloco, sia il Circolo, sia il Parco Letterario Carlo Levi credono e che ci stanno lavorando da tantissimi anni.
saremo anche noi capitale della cultura per il 2019 per un giorno. Abbiamo ipotizzato il 25 di maggio questa iniziativa che vede Aliano e Mosca insieme, perché ad Aliano Carlo Levi scriveva Cristo si è fermato a deboli, a Mosca Carlo Levi scrive il futuro a un cuore antico. Quindi iniziative comuni tra Aliano e Mosca, con una serie di mostre importanti come ad esempio quello che faremo è quello dei Carlo Levi e i manifesti della rivoluzione russa, un viaggio in Basilicata di Anastasia Kirishilova che ha ripercorso i luoghi di Carlo Levi e non solo, anche i comuni della montagna materana con Viggiano e naturalmente Matera 2019, è una grande mostra dei disegni politici che va da Carlo Levi a Sergio Staino, che si concluderà con un convegno internazionale sulla figura di Carlo Levi e i rapporti con Mosca, sempre in relazione al Cristo si è fermato a deboli e al futuro a un cuore antico, per poi ultimare questa giornata con un gruppo folcloristico russo che si cimenterà insieme a un gruppo folcloristico lucano come in uno scambio culturale anche musicale per Aliano e per la nostra regione. Fa parte della rete dei carnevali storici lucani approvati con la legge regionale numero 27, quindi noi siamo onorati di far parte di questa rete, però vorremmo che questa rete lavorasse più in sinergia e in sintonia e facesse sempre più delle iniziative comuni, come tipo i grandi convegni sul carnevale e delle azioni sinergiche per la partecipazione anche ai carnevali italiani.